Il generale Franco Bianco ha inaugurato la sua campagna elettorale nella splendida cornice offerta dal ristorante Le Arcate di Vianiello Falcone a Napoli. Tanti gli ospiti illustri che hanno omaggiato il candidato al Consiglio regionale della Campania e direttore della Scuola di Protezione Civile. Presente anche il presidente del suo partito, l'Udeur, Clemente Mastella, che, insieme a Giulio Di Donato, ha dato inizio all'ennesima tornata elettorale che vedrà protagonista un personaggio storico della scena politica campana, il generale Franco Bianco. Serata inaugurale della sua campagna elettorale. Il generale Francesco Bianco torna in campo e si ricandida nuovamente per la corsa al Palazzo Santa Lucia. Sì, è una sfida di nuovo che ho lanciato a me stesso, ma soprattutto sulla spinta di tanti amici che hanno voluto che io mi ripresentassi di nuovo come candidato al Consiglio regionale. Ho una lunga esperienza, ho fatto per 10 anni, quindi per 2 legislature il consigliere regionale, e sono stato al Comune di Napoli per circa 20 anni, 4 anni lì assessore, è una lunga militanza politica e poi adesso negli ultimi anni questa meravigliosa esperienza nel mondo del volontariato e della protezione civile, in cui ho cercato di dare il massimo di quella che è la mia capacità e, come dicevo prima, di esperienza e quella acquisita sul campo dal punto di vista professionale e amministrativo. La scuola nostra di protezione civile della Campania, che è l'unica dell'Italia meridionale, è la migliore che esista, e il mondo del volontariato mi ha affascinato tantissimo e anche loro praticamente molto mi hanno spinto a questa nuova, per me ecco, è un'altra tappa della mia vita professionale e politica. Vorrei dare, se mi onoreranno i cittadini del loro suffragio per essere eletti in consiglio regionale, questo contributo legislativo per fare delle leggi organiche soprattutto nel mondo del volontariato.